Bene, buongiorno. Oggi è domenica 21 di febbraio e adesso c'è un po' di gente in centro qua a Udine. Allora, vediamo di passare un attimo a un utilizzo elementare, diciamo, di base del nostro software di metallurgia computazionale, il PANDAT. Il PANDAT è uno dei tanti software per il calcolo dei diagrammi di stato multicomponenti. Non dimentichiamo che CalFAD vuol dire Calculation of Phase Diagrams e non è l'unico. A mio giudizio è il più usabile. Nel senso che nei termini del gergo dell'informatica, usabilità vuol dire capacità di utilizzare un software senza grandi problemi, diciamo, nel mondo elementare. E io ho provato a utilizzarne degli altri, diciamo, con minore successo di questo. E, vediamo allora forse di dare le basi. Allora avrete una schermata generale come in tutti i software. Abbiamo i comandi nella parte alta, abbiamo delle icone, dei disegnini che permetteranno poi di fare, che so, diagramma di stato binario, la solidificazione piuttosto che il ternario. E il PANDAT lavora per moduli, abbiamo detto, noi lavoreremo parecchio col PAN Phase Diagram. Per il momento lasciamo stare sia l'optimizer che il precipitation che il diffusion. Forse è meglio se esco, sì, e la stessa cosa. Questa è la versione del 2018. La versione del 2018 mi permette di lavorare, ho un dongle, una chiavettina, con più di tre componenti e di utilizzare anche dei database criptati. Fondamentale, fondamentale e ancora fondamentale che voi capiate che un software può essere utilizzato a diversi livelli e può essere anche un software commerciale, però per simulare la realtà fisica, diciamo industriale, abbiamo bisogno di informazioni che almeno nel settore dei metalli ad oggi non è completamente, diciamo, fatta, anche perché fare il singolo diagramma di stato, lo vedremo, prende parecchio tempo. Allora, proviamo con il PANDAT serve lavorare con un database. Proviamo a caricare un database. Il database per voi sarà sempre un file di estensione TDB, Thermodynamic Database, in cui sono contenute le informazioni per il diagramma di stato binario. O quanto altro, vediamo quello che abbiamo sotto mano qua. Potremmo prendere uno dei tanti database che vedremo. In parte sono ricavabili da internet, in parte ce li possiamo costruire, in parte possiamo ce n'è diversi. Prendiamo per esempio questo file, prendiamo le Fermiani nelle diverse salse e può avere diversi nomi, è più o meno sempre lo stesso, le Fermiani 2019 probabilmente lo avrete come Fermiani o Fermiani 2021, vediamo, apriamolo, il database ha diversi elementi, io li posso selezionare tutti, ma voi potete selezionare soltanto fino a tre componenti. Perché? Perché questo è un software di tipo commerciale, esistono anche di aperti. Il prossimo 5 marzo ci sarà un collega, un ricercatore della Swerim che sta in Svezia, che poi è un ricercatore in realtà d'origine cinese, e che ci farà vedere un'interfaccia per gestire un software open che si chiama OpenCalFAD. OpenCalFAD è un software open, però è maledettamente difficile da usare. Speriamo che la sua versione
ci aiuti a fare. Intanto abbiamo selezionato i componenti. La prima cosa che io posso fare è, avendo selezionato, io ne seleziono 26, voi le potrete selezionare un po' di meno, e faccio fare questo pan phase diagram, tutti i diagrammi di stato binario al software. Allora lo faccio fare, selezionando però, voglio avere sulla sinistra del mio diagramma di stato binario sempre il ferro. Intanto così imparo un pochino il software ci fa questi diagrammi di stato binario, intanto pian pianino. Questo è un ferro alluminio. Notiamo che lavoriamo con frazioni in peso, sappiamo che possiamo lavorare anche con le frazioni molari e sappiamo che da ingegneri noi lavoriamo principalmente con le frazioni in peso. I diagrammi di stato binari li avete visti senz'altro nel corso di scienza dei materiali, non sono una novità. Forse non li avete generati al computer. Allora, proviamo un po' a sfogliare quello che, se proprio non vi ritrovate, avete sul Cigada Pastore, potete andare a vedere tranquillamente i primi capitoli, vediamo un po' che cosa ci può essere per voi, ma sostanzialmente potete dare una letta al capitolo 2. Il capitolo 2 vi parlerà di fasi, di regola delle fasi, dei diagrammi di stato binari e della regola della leva. Vi parlerà poi anche di diagrammi ternari e poi diciamo che le pagine che io consiglio di rileggere sono le pagine dal 31, dalla pagina 31 alla pagina del 40, pagina 46 del Cigada, giusto perché capiamo in che mondo siamo se non lo sappiamo già. E abbiamo scelto uno degli elementi più diffusi sulla crosta terrestre, ma sicuramente l'elemento principe per la tecnologia dei metalli e per la metallurgia in generale, il ferro. Lo sapete benissimo, è l'elemento chiave per la famiglia degli acciai e per la famiglia delle ghise. Noi parleremo per scelta in qualche modo personale, ma anche perché l'industria dell'acciaio in regione, in particolare in provincia di Udine, è un'industria fondamentale a livello europeo e anche a livello globale. Abbiamo dei produttori di acciaio. Abbiamo la BS Acciai, che è una delle più importanti realtà europee nel campo degli acciai speciali. Abbiamo Ferrere Nord, gruppo Pittini, che invece produce acciaio per il settore principalmente delle costruzioni, diciamo così, e in particolare per quello che riguarda acciai al carbonio manganese, dirò io. Ed è anche quello decisamente un leader a livello europeo. E poi abbiamo gli impiantisti, primo di tutti sicuramente il gruppo Danieli è uno dei primi tre produttori al mondo di impianti per fare acciaio e si è poi allargata negli ultimi anni, oramai penso almeno da un decennio, anche nel settore dei metalli non ferrosi. Ora la grande sfida, non solo per Danieli, è rendere l'acciaio in qualche modo sostenibile. Si parla di green steel, si parla di produzione sostenibile. Nella verità, in Italia, e poi eventualmente ne parleremo in questo corso o ne parleremo per chi segue il corso di siderurgia, l'Italia è già avanti, a parte le problematiche di Taranto, ma in tutta Italia si utilizza, a parte Taranto, il forno elettrico d'arco per produrre acciaio, che vuol dire che si parte dal rottame e lo si rifonde, lo si corregge, si dà la chimica voluta e quindi si va a fare un
un riciclo del materiale che è fondamentale. Nel mondo si producono 2 miliardi di tonnellate di acciaio, che è parecchio, indicativamente, in realtà un pochino di meno. Le statistiche sono su World Steel e sono aggiornate mese per mese. E altri dettagli li possiamo dare a grandi linee. L'Italia viaggia oscilla tra attorno ai 25 milioni di tonnellate di acciaio. Qua in regione si fa qualche cosa tra i, diciamo, 2 milioni e mezzo di tonnellate, che non è poco, nella verità, non è poco. Tra questi due grandi produttori c'è anche un po' di produzione di acciaio per lingotti in quel di San Giorgio di Nogaro, quindi abbiamo una produzione pro capite assolutamente elevata di acciaio prodotto al forno elettrico ad arco, tutto sommato con una discreta sostenibilità ambientale. Di questo parleremo magari in altra sede. Guardiamo un attimo i diagrammi di stato che abbiamo generato. Ne abbiamo generati una ventina, e in particolare questo è il ferro carbonio, che avrete sicuramente visto. Ferro carbonio è noto però a voi in una piccolissima parte, che è la parte di tipo tecnologico. Ulteriormente il software non distingue tra temperature alte e basse, fa un pochino. Diciamo che il ferro fonde a 1536 o 1538, a seconda di come vogliamo rappresentarci, o dei dati, quello che sono. Quindi questo qua è un diagramma di stato ferro-carbonio. Okay. E gli altri diagrammi di stato sono relativi agli elementi di cui comunque avete la disponibilità nel database relativo. Proviamo a fare un'operazione che poi in qualche modo vediamo se poi vi posso lasciare. Quindi, diagramma di stato binario, possiamo anche fare le cose in modo. Quindi, gli avevo dato tutti i diagrammi di stato binario e avevo scelto ferro. Voi potete farli fare. Adesso selezioniamo, ad esempio, tre elementi chimici, che sono poi quelli che potrete fare. Allora andiamo a Database, Select Components, e invece di selezionarli tutti e 26, torniamo indietro e facciamo come potete fare voi: carbonio, ferro e manganese. Manganese è un metallo che non ha una propria metallurgia, però viene dato sempre all'acciaio, presente sempre nell'acciaio, con tenori dell'ordine dello 0,2-0,3% in avanti. Ci possono essere acciai, ce ne diversi, che possono avere tipicamente contenuto dell'1% di manganese, e poi eventualmente ci sono degli acciai molto ricchi di manganese che non sono poi così utilizzati. Però anche dando semplicemente un 0,3% di manganese in un acciaio qualsiasi, sui 2 miliardi di tonnellate di acciaio che si producono nel mondo, fate conto un po' voi quanto manganese viene comunque utilizzato. E allora, database, ne abbiamo selezionati tre, dicevamo, e invece di, beh, facciamo comunque quello che dovete fare voi, tutti i diagrammi di stato binarie. A questo punto qua non fissiamo nulla, non gli diciamo voglio avere il ferro sulla sinistra, e gli facciamo lavorare, lo facciamo lavorare così, mentre io parlo. Vediamo che il diagramma di stato ferro-carbonio, avendo il carbonio a sinistra, viene in qualche modo ribaltato. Questo è il manganese-carbonio. Carbonio ha delle temperature di fusione altissime, e per cui e non sono nemmeno tanto ben accettate, perché si viaggia ben oltre i 3000 gradi. Diciamo che le temperature di processo degli acciai sono dell'ordine dei, quando si va a colare dal forno elettrico alla siliera, l'acciaio raggiunge, fuso ovviamente, fumo, temperature dell'ordine di 1650-1670 gradi. Temperature molto più alte di queste sono temperature assolutamente impegnative da raggiungere, vuoi per discorsi di tipo termico, vuoi perché i refrattari attorno devono
avere certe caratteristiche chimico-fisiche che non tutti i materiali hanno. E guardiamo un po' quello che abbiamo combinato. Diagramma di stato ferro-carbonio, diagramma di stato carbonio-manganese, se vogliamo dire così, e diagramma di stato ferro-manganese. Quello che avete generato, mouse destro, label, iniziamo a parlare delle fasi. Quindi con il mouse destro in Pandas riesco a identificare le fasi presenti nel diagramma di strato. Qui c'è il liquido ovviamente, se il liquido vuole comparire meglio. Ecco, allora vi date un'occhiata alla definizione di fase sul testo. Il concetto di fase, quando io ero uno studente, quindi parecchi anni fa, mi sembrava una cosa tra lo sciocco, il banale e quanto altro. Invece è importante che noi riusciamo, perlomeno mentalmente, a isolare una piccola frazione di materia, che può essere liquido, può essere solido, può essere gas, quello che volete, che abbia delle caratteristiche chimico-fisiche ben identificabili. Quindi non gli possiamo dare, come ne abbiamo fatto adesso, con l'etichetta, dando con il mouse destro clic, noi possiamo andare e idealmente, avendo separato questa parte di materia fisicamente da tutto il resto, possiamo dire toh, questo è assolutamente omogeneo al proprio interno. Su che scala dobbiamo andare? Beh, dipende, ci sono materiali che sono monofasici a livello macroscopico, ma diciamo che avere qualche cosa di relativamente omogeneo nei metalli si va sicuramente nella scala sotto i micron, con qualche eccezione di avere qualche decina, qualche centinaio o anche qualche migliaio di micron e andiamo quindi alla scala dei millimetri, no? Però le dimensioni invece submicrometriche andiamo nel campo dei nanometri. Il nanometro è un millesimo di micron e le dimensioni degli atomi, lo vedremo, lo vedete anche sul testo, sono tipicamente il decimo di nanometro. Quindi l'atomo di ferro ha un reticolo le cui spaziature tra atomo e atomo, tra pallina e pallina, come ce lo immaginiamo, valgono circa un terzo di nanometro, per la precisione 0,28 60 61 nanometri. A parte questo dettaglio, tornando ai nostri diagrammi di stato, abbiamo fatto una rappresentazione grafica, ma la rappresentazione grafica, adesso magari ripialliamo tutto, facciamo un nuovo workspace, non sappiamo nulla di quello che abbiamo creato e andiamo a caricare nuovamente il database, l'FMIANI. Selezioniamo i nostri componenti, carbonio e ferro, e facciamo, invece di utilizzare PAN phase diagram o il binary phase diagram, utilizziamo questo comando section calculation. La section calculation la useremo parecchio, ci permette di impostare temperature e composizioni chimiche. Le composizioni chimiche devono dare 100 se ragioniamo in termini di frazioni in peso, naturalmente. Però io voglio partire come abbiamo fatto il primo giro, generando tutti i diagrammi di stato binari dallo 0 di carbonio e al 100 di ferro, così. E poi parto da 2000 gradi, in realtà poi andremo ad adattare, scendo a 20 gradi centigradi, andiamo a 20 gradi. E poi voglio avere ancora 0 di carbonio, 100 di ferro. Qui avete uno schemino, la Y è 2000-0-100, questa è l'origine, 20-0-100, e poi andiamo a questo punto X, sempre 20 gradi, e carbonio, quanto ne mettiamo? Ma andiamo un pochino di più della composizione della cementite, la composizione della cementite il peso è un 6,67%, noi diamo 7, a questo punto qua
mouse destro, clic, replace the value with reminder, sì, e quindi andiamo automaticamente 93. Qua era ovvio andarci, però quando avrete a che fare con composizioni chimiche un pochino più complesse, la cosa può avere un certo utilizzo. Ok? Bene, abbiamo generato il diagramma di stato ferrocarbonio. Mettiamo anche qui label. BCC, possiamo immaginare che è cubico a corpo centrato e FCC lo possiamo anche immaginare, o lo leggeremo da qualche parte, che è cubico a facce centrate. Questo è il diagramma di stato ferrocarbonio che avete già visto nel corso di scienza dei materiali alla triennale. Avete anche già visto che possiamo avere la formazione di grafite, in questo caso il diagramma di stato si utilizzerà nel campo delle ghise, che hanno una composizione chimica tipica attorno al 4%, ma se noi vogliamo lavorare con gli acciai, non parleremo del diagramma di stato ferro-carbonio con la presenza di grafite, ma parleremo di diagramma metastabile ferro-carbonio con la presenza di cementite. Devo quindi, nel mio diagramma di stato che ho appena fatto, selezionare le fasi, escludere quindi il diamante, che difficilmente purtroppo si trova, e rifare il nostro diagramma di stato. Vediamo un pochino che succede. Bene, poi vedremo se passare delle composizioni chimiche prossime a quelle dell'acciaio, ma per il momento stiamo parlando di valori del carbonio non superiori all'1%, quindi possiamo dimenticarci il 7% che sta da queste parti qua. Vediamo un po', facciamo un clic, andiamo a identificare le fasi, ecco che è comparsa la nostra cementite. Questa è una situazione tipica per l'acciaio. Se vogliamo dare un valore all'asse delle X prossimo a 2, avremo qualche cosa del genere. A me interessa rigenerare di nuovo lo stesso diagramma di stato che abbiamo fatto, quindi la stessa sezione, per andare a sovrapporre il diagramma di stato ferro-cementite con il diagramma di stato ferro carbonio con la presenza di grafite. Copy data. Paste data. Vediamo, possiamo notare che quello che abbiamo aggiunto, che è in rosso, è molto comoda. Questa funzione ci permetterà di confrontare diagrammi di stato di diversa provenienza, di capire se i dati che stiamo utilizzando sono ragionevolmente utilizzabili quanto altro, quindi la sovrapposizione dei due diagrammi che si fa in modo così facile è sicuramente un plus di questo software. Che succede? Quindi noi stiamo interpretando il diagramma di stato ferrocarbonio nelle due diverse varianti che ci servono per interpretare la struttura delle ghise e la struttura dell'acciaio. Strutture della ghise, grafite può o meno, vedremo poi di parlarne in dettaglio o meno. Sicuramente la grafite non possiamo non considerarla. Negli acciai la grafite la dobbiamo eliminare perché non la troviamo mai. E quindi tutti i diagrammi che faremo, diagrammi ternari per esempio, vedrete di deselezionare sia la grafite che il diamante, a maggior ragione. Diciamo che andiamo sempre, per voi sarà leggermente più complicato, devo vedere sul software la versione 2020 come stiamo, anche facendo una simulazione di solidificazione col carbonio all'1%, dovremo vedere se vogliamo avere dei dati, dovremo vedere poi di impostare le fasi, come in questo caso qua, escludere quelle che
riteniamo non essere presenti. Ma direte voi, come mai la termodinamica non ci permette direttamente di selezionare le fasi giuste? Dobbiamo farlo noi a manina o comunque andando, ma la termodinamica è un conto e tratta delle strutture all'equilibrio termodinamico. C'è di mezzo il movimento degli atomi di cui si tiene conto, non solo in metallurgia, con lo studio dei fenomeni diffusivi, quindi quello che viene inquadrato nella cinetica dello studio dei materiali. Questo è qualcosa di decisamente più complicato. Guardiamo una simulazione della solidificazione, ad esempio. Facciamo in questo caso qua, la simulazione della solidificazione avviene sia con la regola della leva, quindi secondo il diagramma di stato che avete appena visto. E nella simulazione della solidificazione abbiamo la frazione della fase solida e la temperatura. Quindi iniziamo la solidificazione con la frazione di fase solida 0 e arriviamo qui con la fase solida uguale a 1. Bene, questa è la simulazione della solidificazione seguendo il diagramma di stato. Lo potremo anche calcolare, e non è escluso che lo facciamo magari esportando i dati in Excel. Se però io assumo, ed è per il momento qualcosa di idealizzato, che quello che si solidifica dal liquido poi non si diffonde nel solido, non si riequilibra nel solido secondo il diagramma di stato, allora succederà qualcos'altro. Quel qualcos'altro è la solidificazione secondo la regola di Shell. E possiamo immaginare che con qualche distinguo particolare per alcuni elementi che possono essere considerati sicuramente degli elementi che si diffondono velocemente ad alta temperatura. Notiamo che è successo qualcosa di diverso. Se noi andiamo di nuovo a sovrapporre la regola della leva copiata alla regola di Shell, vediamo che è successo qualcosa di diverso. La regola della leva prevede una solidificazione che va a finire sui 1350 gradi, la regola di Shell prevede una fine della solidificazione con la formazione intera della fase solida a temperature ben più basse. Bene, abbiamo fatto mezz'oretta di chiacchierata, ritengo che se dovete lavorare voi con il software ci mettete un bel po' di più, quindi l'obiettivo di questo, per voi l'obiettivo di questa prima lezione è riuscire ad aprire PandaApp, riuscire a caricarvi il database da FM Yani, che vediamo di indicarvi dove, ma vediamo se riesco a. Se voi andate su questo sito, vediamo se troviamo. Il corso di metallurgia 21, magari in caratteri, troverete diverse informazioni necessarie, un pochino il riassunto delle cose che ci stiamo dicendo a livello zero, troverete il link. Troverete degli ulteriori PowerPoint, troverete, a proposito, eccolo, troverete il testo del professor Marco Boniardi e dell'ingegnere Andrea Casaroli del Politecnico di Milano, quello è legalmente e scaricabile da questo link. Vediamolo un pochino, questi si fanno giustamente un po' di pubblicità sotto materiale didattico. Potete andare e scaricarvi i libri. Ecco, libri articoli, vediamo di non fail analysis, direi libri articoli, eccolo qua, sia in inglese, Steel Metallurgy, che ancora in inglese, Stainless Steel, ma possiamo avere anche Metallurgia degli acciai, parte prima. Gli acciai inossidabili. Questi libri sono stati prodotti e in qualche modo resi disponibili al grande pubblico,
tramite uno sponsor che è Luce finché è un distributore di acciai. Quindi se voi volete vi potete scaricare metallurgia degli acciai e fatelo. E gli acciai inossidabili, parte prima. I concetti di cui stiamo non necessariamente parlando, stiamo facendo dei richiami per chi volesse e non volesse proprio aprire il portafoglio per questi 35-40 euro, non saprei bene, dipende cosa del testo, struttura, proprietà, materiali metallici. Per quello che riguarda il ferro, trovate i concetti di base introduttivi che in un corso della specialistica si danno per assodati, che vuol dire che li dovete sapere, ma non possiamo rifare un corso di scienza dei materiali, non avrebbe senso. E quindi noi abbiamo qua la descrizione del ferro con la sua struttura cristallina, abbiamo un discorso elementare sui reticoli cristallini, qui viene chiamato cubico corpo centrato, e qui cubico faccio centrato, vi ricordo che il Pandat, che è in inglese, avrà comunque un BCC, un FCC, le strutture sono queste. Caratteristiche dei reticoli, discorsi che avete già sicuramente visto per quello che riguarda le lacune ottaedriche, le lacune tetraedriche, e diciamo che si fanno dei discorsi sicuramente sensati e sicuramente importanti. Ecco, vedete la costante reticolare, che è appunto le unità di misura sono i nanometri, 0,2860, ed è la dimensione. La dimensione da centro della pallina atomo al centro della pallina atomo adiacente, quindi questo è il nostro parametro di reticolo A, o costante reticolare, che dir si voglia. Un breve richiamo qui su questo testo, sulle trasformazioni allotropiche del ferro. Il ferro può esistere con diverse strutture, quindi con diverse strutture cristalline a seconda della temperatura, e se poi volessimo, magari faremo un mini esercizio, se noi introduciamo anche la variabile pressione, probabilmente riusciamo anche col Pandat a vedere che ci sono le altre fasi, però a noi interessano sostanzialmente la fase ferro alfa, e interessa anche questa trasformazione che è il punto di Curie da struttura magnetica a struttura amagnetica. Se vogliamo banalizzare, poi abbiamo ai 912 gradi, abbiamo che il ferro alfa si trasforma, ferro alfa BCC si trasforma in ferro gamma FCC. Poi ulteriormente a 1394 gradi il ferro gamma si ritrasforma in una struttura cubica a corpo centrato, che è ferro delta, che dal punto di vista strutturale assolutamente la stessa cosa del ferro alfa, e alla fin fine ai 1538, cioè, vi ripeto, chi utilizza 1536, ma questo è il valore che riqualeggiamo e va benissimo, e si trasforma in liquido. Questo è l'andamento del parametro reticolare, e qui si nota quello che vi accennavo, cioè che il ferro alfa, a parte l'intervallo delle temperature in cui passiamo al ferro gamma, ha una assolutamente identificabilità dal punto di vista dei parametri strutturali, perché noi andiamo ad allungare questa linea, ci ritroviamo con il ferro delta assolutamente nel posto giusto. Difetti del reticolo cristallino, delle vacanze e delle dislocazioni. Vacanze ne avete sicuramente parlato nel corso di scienza dei materiali. Qua i disegnini sono comunque carini. Difetti possono essere considerate sicuramente le vacanze, diciamo che in qualche modo disturbano la soluzione solida del ferro, ma di qualsiasi altro metallo, la presenza di atomi di altro genere, e quindi le costanti reticolari e quant'altro possono essere cambiate. Qui vediamo un andamento delle curve che abbiamo appena disegnato col Pandat, e ci sono poi una serie di discorsi di tipo introduttivo
sulle dislocazioni. Le dislocazioni hanno un'importanza fondamentale nelle caratteristiche meccaniche dei metalli, ma sono un argomento piuttosto complesso e, al di là dell'aspetto squisitamente teorico, non facilmente utilizzabile nella progettazione e realizzazione dei materiali. Io andrei a leggermelo, se fossi voi, tutto questo, se non lo conoscete già dal corso di materiali che avete fatto alla triennale. Sulla solidificazione possiamo spendere qualche parola di più, magari non oggi, non in questa sede, ma certo è che tratteremo meccanismi di formazione, magari diamo un occhio anche al testo Modern Physical Metallurgy, quindi cercheremo di raccontarci la solidificazione come processi di nucleazione, processi di crescita e andremo a vedere quello che ci si può raccontare. Però fatto sta che noi abbiamo sotto mano un software di metallurgia computazionale che è quello che probabilmente sarà il futuro di questa disciplina e quando avrete una certa esperienza industriale, 5-10 anni, probabilmente della nucleazione omogenea e eterogenea e della teoria della solidificazione non vi saprete più orientare su questo. Probabilmente questi software che sono oggi disponibili in qualche modo già parzialmente gratis, saranno imperanti nel settore generico dell'ingegneria e inizieranno a farli anche alle scuole superiori. Bene, detto questo, io vi rimanderei al Pandat e vi suggerirei di leggere tutto quanto fino a questa parte qua e di scaricarvi ovviamente tutti e due i due testi. Buona giornata intanto e buona domenica da parte mia. Ok? Riusciamo a incasinarci un momento, ma dovremmo riuscire a... Dov'è la finestra condivisa nello stesso piano? Speriamo di averla trovata. Ecco, vi saluto, fermiamo la registrazione e vi auguriamo buona giornata.